Ancora un fine settimana particolarmente interessante per le squadre campane di basket, anche se il campionato di Serie A sarà fermo per gli impegni della nazionale con Russia e Olanda in vista delle qualificazioni ai prossimi mondiali di basket al maschile. Serie A quindi ferma con la Gievi Napoli Basket al quinto posto della classifica dopo la bella vittoria di Sassari per 75 a 74. Tra l'altro il club napoletano ha presentato anche il nuovo centro statunitense Reggie Lynch che sostituisce l'infortunato Elegar. Lynch è nato nel Minnesota, classe 1994, e ultimamente ha giocato con l'Iraklis Salonicco, precedentemente con il Lokomotiv Kuba e poi naturalmente anche in Italia con l'Urania Milano nel 2019-2020. Quindi Lynch avrà la possibilità di potersi inserire al meglio in vista appunto del prossimo turno di campionato dopo la pausa. Infatti nel decimo turno la Gievi Napoli Basket domenica 5 dicembre alle ore 19:45 riceverà sul parquet amico la formazione di Cremona di coach Galbiati e dei vari Harris, Kinkel, Poeta, Spagnolo, Miller, Cournot e compagni, ma di questo naturalmente parleremo in maniera più adeguata nel prossimo appuntamento con le news di Pianeta Basket TV. Andiamo in Serie A2, andiamo a guardare cosa succede nel secondo campionato del basket italiano. Dopo due turni lontano dalle muramiche, la Givova Scafati, capolista del girone rosso, si prepara ad affrontare al Palamangano l'Aristopro Fabriano domenica alle ore 18. Dall'alto della sua prima posizione in classifica appunto del girone rosso, la compagine dell'Agro sta preparando naturalmente la partita al meglio. Non inganni però l'opposta posizione in classifica del Fabriano, che potrebbe far pensare a una sfida a senso unico. La neopromossa Aristopro di coach Panza non è affatto la cenerentola del girone, sebbene attualmente occupi purtroppo l'ultima posizione della graduatoria. Ci sono infatti alcuni importanti ex a fungere da emblema della bontà del roster marchigiano, dalla piccola Santiangeli alla forte Baldassarre, che hanno già militato a Scafati in maglia giallo-blu, e anche il centro Matrone, prodotto proprio del vivaio scafatese. I due statunitensi Davis e Smith sono i giocatori sicuramente più pericolosi della formazione marchigiana, che dispone anche del lungo Benetti, del centro senegalese Tiun e del playmaker Marulli. Quindi attenzione per la Givova Scafati, un match sicuramente da vincere, ma naturalmente con la debita concentrazione bisogna scendere sul parquet per averla meglio su questa Aristopro Fabriano. Vedremo. Passiamo al campionato di Serie B e in particolare al girone D, anche qui nono turno della stagione regolare per quanto riguarda le formazioni campane. Vediamo gli impegni delle stesse. Inizia sabato alle ore 19 sul parchiamico del Palarico la Virtus Pozzuoli di coach Spinelli, che speriamo possa recuperare gli infortunati Thiam e Poti e presentarsi al match interno con Ragusa al meglio dopo purtroppo tre sconfitte consecutive. Non sarà però facile avere la meglio sui siciliani di coach Bocchino e dei vari Sorrentino, l'ex di turno Picarelli e anche Rotondo. Giocheranno fra le muramiche anche il Forio, che riceve al Pala Casale la formazione della Viola Reggio Calabria di Fall, l'ex Pozzuoli Balic, Ingrosso e l'ex Napoli Clachar. Forio deve tornare alla vittoria, lo può fare al Pala Casale, anche se non sarà facile domenica alle ore 18. Sant'Antimo invece è impegnata su un campo difficile, su un parquet molto difficile, quello di Agrigento, sempre domenica alle ore 18, con la formazione dei vari Morici, Chiara Stella, Grande, Peterson e Lo Biondo. Saprete e sapremo naturalmente che Agrigento è una delle squadre favorite di questo raggruppamento, una squadra molto ben assortita, sarà una trasferta insidiosa per gli uomini di coach Origlio. Anche Salerno gioca fra le muramiche e riceve addirittura la capolista Bisceglie. Al Palalongo domenica alle ore 18 c'è il big match di questo nono turno del girone D del campionato di Serie B, perché la Virtus Reggio Salerno viene da un ottimo momento, da una serie di vittorie importanti, e ospiterà proprio la capolista imbattuta, la formazione pugliese del Bisceglie. Attenzione ai vari Deep, Dri, Fontana e Drone, insomma un match impegnativo per coach Di Lorenzo e la sua squadra, insomma vedremo i risvolti sul parquet. Infine vi dico del match interno anche di un'altra formazione campana. Stiamo parlando della Fess Avellino, che ha urgente bisogno di tornare alla vittoria vista la deficitaria classifica e il penultimo posto in graduatoria. Ebbene, ne ha l'occasione domenica alle 18 al Pala del Mauro, affronterà infatti il Monopoli di La Quintana Lombardo Torresi, Visentin e compagni. È inutile dirlo per la formazione di coach Benedetto, una ghiotta occasione
per conquistare due punti preziosi della graduatoria con un Hassan che avrà sicuramente nelle gambe una settimana in più di allenamenti. Quindi un turno importante attende anche le formazioni campane di Serie B impegnate in questo nono turno del girone D. Come sempre, saremo a vedere.